siamo in una location particolare, che sarebbe il mio studio dove trascorro praticamente tutte le mie giornate. Faccio una premessa, prendete questo video per quello che è, ovvero un video che vuole dare un messaggio da parte di una persona comune che ha piacere di parlare anche delle cose belle. Per quelli di voi che mi conoscono, allora, alcuni sapranno sicuramente che qualche settimana fa ho caricato un video sui social, ovvero un video dove parlavo di atti vandalici compiuti vicino alla chiesa di San Giorgio a Valperga. Non potevo immaginare quello che poi ne ha seguito, ovviamente con un risvolto una volta tanto anche piacevole, e volevo parlare di questo. Nel video in questione si vedono delle parti con i pannelli informativi tutte rovinate, la staccionata anche lì tutta rotta, caduta a pezzi a terra, il cestino vandalizzato assieme anche alla panchina che era stato tutto allestito, diciamo, da non tantissimo tempo. Avevano creato quest'angolino molto carino che era stato mezzo vandalizzato, diciamo, però c'è stato anche un riscontro positivo. Due giorni fa, mentre ero qui che lavoravo al mio computer come tutti i giorni, ho fatto qualcosa, non lo so, mentre stavo lavorando al computer mi arriva questo messaggio. In realtà non è un messaggio, è un'immagine. Mi hanno mandato questa immagine qua, dove ritrae i ragazzi delle scuole di Valperga che, tramite l'iniziativa, il progetto Io Cittadino, sono andati e hanno praticamente fatto quello che potete vedere nelle foto. Hanno ripulito tutto, hanno fatto un lavoro bellissimo, e questo in collaborazione, ovviamente, nel progetto c'è da ricordare il sindaco Walter Sandretto assieme ai due docenti Cristiano Cavacciuti e alla professoressa Maria Cristina Marchiando. Allora, eccoci qua nell'area come si presenta oggi. Se vi ricordate dallo scorso video, lì c'era tutta la staccionata rotta, adesso quella parte lì è stata rimossa. È stato ripulito anche quel pezzo e vediamo anche qua i cartelli. Complimenti ragazzi. Vorrei mettere, mi raccomando Anthony del futuro che stai montando questo video, metti qua a fianco la clip, la foto di come erano prima e il dopo. Grazie Anthony del passato, provvedo subito. Abbiamo qui la panchina riportata al suo stadio originale, il bidone. Questo è un piccolo angolo di paradiso riportato alle sue origini. Se ripenso a come è partito tutto questo, è una cosa in piccolo, è vero, uno dice è una piccola iniziativa fatta in un piccolo paesino di provincia, sì, però non dimentichiamoci che non abbiamo la forza di cambiare il mondo, ma se iniziamo a cambiare queste piccole cose che ci circondano compiendo delle azioni positive, per quanto piccole o insignificanti possano sembrare agli occhi della collettività, se messe tutte insieme queste piccole cose possono andare a creare un sistema migliorativo. E il messaggio di oggi è proprio: non voltatevi dall'altra parte. Se vedete qualcosa di ingiusto, qualcosa che non va bene, non abbiate paura di agire, perché dal nulla si può fare veramente tantissimo. Perciò complimenti ragazzi, queste sono le iniziative che ci piacciono e speriamo in futuro di averne sempre di più. Non so come chiudere il video, quindi penso che uscirò di scena tipo così.